Salve ragazzi, mi chiamo Ursula Volska, questo è il mio canale YouTube dove oggi faremo una lezione di risveglio muscolare, ok? Che potete praticarla la mattina, tutte le mattine, 7 giorni su 7, ragazzi. Abbiamo bisogno di stretching obbligatorio come animali. Noi tutti abbiamo imparato dalla natura, abbiamo sempre osservato animali nella natura e abbiamo imparato da loro che animale prima di cominciare la propria giornata fa stretching, ok? E allora noi cominceremo anche tutti i nostri giorni con la lezione del risveglio muscolare con lo stretching. Vi consiglio vivamente di comprare il rullo, veramente è un attrezzo molto molto efficace che vi aiuterà moltissimo e oggi proprio faremo lezione con il rullo, è importante. È una spesa che vale la pena di farla perché troverete tante lezioni con il rullo sul mio canale YouTube dove gentilmente vi chiedo di iscrivervi. Ok? E sono una insegnante più di 30 anni qui in Italia, ho finito la scuola statale più prestigiosa delle Polonia di Varsavia di danza classica, sono più di 44 anni che ballo e sono anche 40 anni che sono una coreografa. Per questo quando guardate le mie lezioni su YouTube troverete sempre piene di fantasia, piene di cose nuove, anche se io sono rigorosa per la tecnica, per me è la cosa più importante. Un'altra cosa importante delle mie testimonianze come insegnante, che avendo quasi 70% di invalidità perché veramente la mia colonna vertebrale, le spalle, le ginocchia, il bacino, i polsi, tutto il mio corpo dopo 44 anni di movimenti, di ballo, di professionismo è consumato ovviamente. E all'età di 14 anni mi hanno trovato nella scuola una scoliosi molto molto grave e me la porto per 40 anni e cerco di fare lezioni proprio sul mio corpo, dove il mio scopo come testimonianza di tutto quello che troverete anche sul mio blog www.energie.eu, dove io testimonio chi sono, la vita che svolgo, le mie lezioni e tutti i miei filmati e il mio lavoro in vari centri dove lavoro, dove svolgo le mie lezioni. E la mia testimonianza e il mio stile di insegnare nella mia vita per me, avendo tutte patologie molto grave, voglio vivere senza dolore, ok? Non è solo una questione del movimento, ma anche di un percorso della mente, dove proprio io insegno anche sul mio canale YouTube le respirazioni e vari percorsi, e soprattutto nel mio metodo di Harmony Stretch, dove insegno come vivere senza il dolore, ok? Allora, ragazzi, io rullo e facciamo un risveglio muscolare. Benissimo. Allora, semplice perché la cosa più importante per noi è la colonna vertebrale. Allora, metteremo il rullo giù e appoggeremo tutta la colonna vertebrale proprio sopra il rullo, ok? Ora, importantissimo che la testa deve essere completamente sopra il rullo, completamente sopra. Tutta la colonna vertebrale sopra il rullo, le gambe sono aperte come larghezza delle spalle, i piedi sono paralleli, le braccia sono giù, le spalle scendono giù. Ok. Cambiamo immediatamente la nostra respirazione. Prendiamo l'aria dal naso, la bocca è chiusa, la lingua sale e apriamo la bocca e buttiamo fuori l'aria. La vostra respirazione deve essere lenta e profonda. È obbligatoria con il naso e la bocca. Quando prendete l'aria dal naso, la bocca si chiude. Respiriamo, prendiamo l'aria dal naso e buttiamo fuori con la bocca. Piano piano, respirate dolcemente e profondamente. Dovete completamente cambiare la vostra respirazione perché noi respiriamo con lo stress tutto il giorno, respiriamo quasi sempre con la bocca. Alcuni respirano soltanto con il naso, alcuni respirano soltanto con la bocca. Invece quella respirazione col naso e la bocca è la respirazione che utilizzate anche quando siete arrabbiati, quando avete litigato, quando c'è qualcosa che non va. Ok? Nel lavoro, problemi con i soldi, con la salute, con la famiglia, ovunque
vi fermate per qualche secondo e respirate con il naso e la bocca. Già questa posizione sopra il rullo, ragazzi, la colonna vertebrale da sola si distende senza nemmeno che ci dovete pensare. Voi state respirando e la colonna vertebrale fa il suo percorso molto rilassata. Senza alzare la testa, la giriamo a destra sopra il rullo, la rilassiamo. Non alzatela, Girate a sinistra sopra il rullo, molto dolcemente, piano piano. A destra, piano 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 piano, dolcemente. A sinistra, piano piano, senza alzarla, lasciati andare, butta fuori l'aria. Torniamo in centro, solleviamo il mento e abbassiamo il mento. Solleviamo, prendiamo l'aria, la bocca è chiusa e buttiamo fuori l'aria con la bocca, abbassiamo il mento. Solleviamo il mento, prendiamo l'aria, abbassiamo e espiriamo. Solleviamo, prendiamo l'aria, abbassiamo ed espiriamo. Alziamo le spalle verso il soffitto e abbassiamo giù, giù, giù verso il pavimento. Solleviamo, inspiro, abbassiamo, espiro. Solleviamo, la bocca è chiusa, abbassiamo, buttiamo fuori l'aria. E ultima, ragazzi, solleviamo le spalle, abbassiamo le spalle, apriamo le braccia e appoggiamo sul pavimento. Solleviamo le braccia verso il soffitto, mandiamo dietro e apriamo e appoggiamo sul pavimento. Stop. Solleviamo verso il soffitto, mandiamo dietro, non stacchiamo la schiena, apriamo le braccia e appoggiamo le mani sul pavimento. Solleviamo verso il soffitto, mandiamo dietro, apriamo ed espiriamo. Stop. Solleviamo il petto verso il soffitto. Uno. Senti come si stacca la schiena. Appoggia il petto, senti come appoggi la schiena sopra il rullo. Solleva il petto verso il soffitto, senti come si stacca. Abbassa, butti fuori l'aria. Solleva il petto verso il soffitto, senti come si stacca la schiena. Senti il coccige e la parte cervicale e chiudi le scapole, senti come si allungano. E ora senti come si chiudono le scapole. La schiena si stacca, la colonna vertebrale. E ora appoggi la colonna vertebrale, solleva le braccia verso il soffitto, manda le braccia dietro, stop, non toccare il pavimento. Solleva pochissimo il coccige su, il bacino, abbassa e rilassa. Solleva pochissimo il bacino su, abbassa pesantemente. Solleva dolcemente, vai, retroversione e togli, leva la pancia. E ancora solleva e abbassa. Le mani dietro la testa, gomiti aperti, espira l'aria. Dondola un po' a sinistra e a destra. Sinistra, a destra. Sinistra. A destra, sinistra, a destra. Torna in centro, chiudi i gomiti, le mani sono molto su, solleva solo la testa, espira l'aria. Abbassa la testa e apri i gomiti, lasciati andare. Chiudi i gomiti, prendi l'aria, solleva solo la testa, espira l'aria. Torna, appoggia le mani, apri i gomiti, respira. Chiudi i gomiti, prendi l'aria, solleva la testa, espira l'aria. Appoggia, apri i gomiti, percepisci come appoggia la colonna vertebrale sopra il rullo. Chiudi i gomiti, prendi l'aria, solleva la testa, espira l'aria. Appoggia. Apri i gomiti, espira l'aria.
Abbassa le braccia giù, espira l'aria. Chiudi due gambe insieme, incrocia la gamba destra molto stretta sopra la sinistra. Incolla bene le braccia sul pavimento, solleva le gambe, uno, abbassa, rilassa. Solleva due, abbassa, rilassa. Solleva tre, abbassa, rilassa. Solleva quattro, abbassa, stop. Alza il braccio sinistro verso il soffitto. Gira il polso sinistro e le mani. Uno, gira. Due, gira. Tre, gira. Quattro, senti la schiena ben appoggiata. Cambia il giro. Uno, la schiena ben appoggiata. Due, senti. Tre, quattro. Abbassa il braccio sinistro, stop. Cambia incrocio, togli la destra, incrocia la sinistra, stop, percepisci la schiena sopra il rullo, apri bene il petto, le gambe salgono quattro volte, l'aria fuori, abbassa, inspira, l'aria fuori, abbassa, inspira, espira l'aria e poi la prendi dal naso, espira l'aria, stop. Solleva il braccio destro verso il soffitto, apri la mano, gira il polso, 1, 360 gradi, 2, 3, 4, cambia il giro, il polso, 1, le dita delle mani, 2, 3, 4 e abbassa il braccio destro giù. Togli incrocio, apri le gambe come larghezza delle spalle, apri le braccia. Chiudi le braccia, le mani insieme e gira le mani, appoggia sul pavimento. Apri, inspira e appoggia, espira. Chiudi, inspira, apri, espira. Chiudi, inspira. Apri e spira. La mano destra prende il ginocchio sinistro, lo tira verso la spalla sinistra. Piede a ballerina. Gira il piede. Apri. Uno, due, tre, quattro. Cambia il giro. Uno, due, tre, quattro. Piede a ballerina. Tira il ginocchio ancora di più. Respira il naso e la bocca. Percepisci la colonna vertebrale sopra il rullo. Abbassa la gamba, apri il braccio destro. Le gambe sono aperte come larghezza delle spalle, bacino e pari, la colonna vertebrale la percepisco. Ben appoggiata sopra il rullo. La mano sinistra prende il ginocchio destro, lo tiro verso la spalla destra. Giro il piede. Uno, due, la caviglia, tre, quattro, cambio, uno, due, tre, quattro, giro e tiro sul ginocchio verso la spalla destra. Piede ballerina, percepisco benissimo il rullo, apro il braccio sinistro, appoggio la gamba destra. Stendo la gamba destra giù, stendo la sinistra giù, due piedi a ballerina, le mani sopra il bacino. Percepisco la colonna vertebrale, percepisco due piedi a ballerina, piede a martello, sollevo le braccia verso il soffitto, mando le braccia dietro, non tocco il pavimento, stacco tutta la schiena, spingo i coccige sopra il rullo e poi appoggio la schiena, stacco la schiena dal rullo e poi l'appoggio, due gambe stese, piede a martello, stacco la schiena, inspiro e poi lo appoggio, stacco la schiena, inspiro e poi l'appoggio, piede a ballerina, unisco due mani insieme, stringo forte le dita delle mani e spingo le braccia ora sul pavimento, schiaccio la schiena sopra il rullo, due piedi a ballerina. Sollevo le braccia verso il soffitto, le braccia vanno a destra, a sinistra, destra,
sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Torniamo in centro, abbassiamo le braccia giù. Pieghiamo la gamba destra, pieghiamo la gamba sinistra. Scendiamo molto dolcemente. Attenzione, le gambe rimangono piegate. Andiamo a appoggiare la schiena sul pavimento. Togliamo il rullo, ci sdraiamo subito sul pavimento. Stop! Oh, percepiamo la colonna vertebrale. Respiriamo con il naso e la bocca. Solleviamo il bacino, mettiamo il rullo sotto il bacino. Il bacino sarà pari. Non mettiamo il rullo dove apportiamo la cintura dei pantaloni, ma dove abbiamo proprio il bacino. Lo blocchiamo pari. Prendiamo il rullo lateralmente. Ok. Le gambe aperte come larghezza delle spalle salgono verso il petto. Piedi a ballerina. Tolgo la pancia. La gamba destra va giù, appoggio, ritorna. Sinistra, appoggio, ritorna. Destra, appoggio, ritorna. Sinistra, appoggio, ritorna. Attenzione, tutte e due. Tolgo la pancia e ritorno. E ultima, ballerina. Tolgo la pancia e ritorno. Le gambe sono aperte come larghezza delle spalle. Piede a martello, piede a ballerina. Martello, prendo l'aria, piede a ballerina. Piede a martello, prendo l'aria, piede a ballerina. Martello, prendo l'aria, ballerina. Chiudo due gambe insieme, abbraccio due ginocchia, espiro l'aria. Tolgo la pancia completamente. Stendo la gamba destra giù, non tocco il pavimento. Tiro il ginocchio sinistro verso la spalla sinistra. Molleggia la gamba destra giù, 2, 3, 4, 5, ballerina, 6, 7, 8, 9, stop. Abbraccio due ginocchia e spiro l'aria. Tolgo completamente il volume della pancia. Chiudo le gambe precise e perfette, due piedi a ballerina. Il mento è dentro. Stendo la gamba sinistra giù. Tiro il ginocchio destro verso la spalla destra. Abbasso le spalle. Molleggia la gamba sinistra. 1, ballerina. 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Abbraccio due ginocchia e spiro l'aria. Apro le gambe, 1, chiudo le gambe, inspiro. Apro le gambe, 2, chiudo, inspiro. Apro le gambe, 3, chiudo, inspiro. Apro le gambe, 4, chiudo, inspiro. Incrocio il piede destro sopra il sinistro, prendo il rullo. Le gambe vanno a destra, le ginocchia sono alte. Le gambe vanno a sinistra, le ginocchia sono alte, non stacchiamo le spalle. Andiamo a destra, ginocchia alte. Andiamo a sinistra, ginocchia alte. Torniamo in centro, spostiamo le ginocchia a 90 gradi. Le ginocchia a destra, 90 gradi, sposta il bacino, torna. A sinistra, sposta il bacino, non staccare le spalle, torna. A destra sposta il bacino, le ginocchia hanno la stessa posizione, torna, le spalle ben appoggiate, e a sinistra torna, attenzione, tocca il pavimento, 1, solleva, inspira, tocca il pavimento, 2, togli la pancia, piede a ballerina, tocca il pavimento, 3, inspira la pancia dentro, tocca il pavimento, 4, stop, chiudi due gambe insieme, abbraccia, espira l'aria, respira l'aria. Piede a martello, stringi forte le dita delle piedi e poi allarga, stringi forte, allarga, stringi forte, allarga, stringi forte, allarga, piedi a ballerina.
Incrocia la gamba sinistra sopra la destra, apri le braccia, le ginocchia verso il petto. Le gambe vanno a sinistra, altissime. Torni, vanno a destra, espira l'aria. Torni, a sinistra, espira l'aria. Torni, a destra, espira l'aria. Torni, le gambe 90 gradi. Angolo di 90 gradi tra la coscia e la pancia. Piedi giù, andiamo. A sinistra, stacco il bacino. Torno, a destra, stacco il bacino, le gambe hanno la stessa posizione, a destra, espiro, torno e a sinistra, espiro l'aria, tolgo la pancia, appoggio 4 volte giù i piedi, tocco il pavimento, inspiro, non ho la pancia, tocco il pavimento, inspiro, non ho la pancia. Espiro l'aria, inspiro dal naso, espiro l'aria, torno, chiudo due gambe insieme, abbraccio e allungo, stendo dughe leprando le gambe dove voglio, stendo le gambe e le prendo, piede a martello, apro le gambe dove posso, tengo le gambe dove posso, togli la pancia. Chiudi le gambe verso la fronte, piedi a ballerina, decidi qual è la tua posizione. Apri le gambe, piedi a ballerina, togli la pancia. Appoggia le braccia sul pavimento, le gambe tornano 90 gradi, rilassa i piedi. Angolo di 90 gradi, le gambe sono larghissime, i piedi sono rilassatissimi. Il mento è dentro, la pancia è dentro, le braccia sono aperte. Respira il naso e la bocca. Chiudiamo due gambe insieme, controlliamo la lunghezza. Prendiamo il rullo, pieghiamo le gambe. Possiamo fare la variante, le gambe aperte con larghezza delle spalle, tiriamo le gambe con le braccia su. Altrimenti prendiamo il rullo, e le gambe sono aperte come le spalle, vanno dietro, espira l'aria. Piede a ballerina, decidete la vostra variante. Potete avere le gambe anche aperte, prese con le mani. Piega le gambe, le ginocchia verso le spalle. Respira il naso e la bocca. Piega, piega, piega. Le ginocchia verso le spalle. Piede a martello. Respira. Torniamo piano piano. Appoggiamo il bacino sopra il rullo. Abbracciamo due ginocchia e espiriamo l'aria. Apriamo le gambe come larghezza delle spalle. Andiamo a prendere il rullo lateralmente. Appoggiamo piede destro giù, piede sinistro giù, le mani sopra il bacino. Sollevo il bacino, non lo stacco, poi lo abbasso. Retroversione, sale e poi abbasso. Lo sento come si muove. Il bacino sale e poi scivola. Il bacino sale e poi si rilassa. Stendi la gamba destra giù, la sinistra giù. Senti il bacino pari, il rullo non è dove passa la cintura ma dove abbiamo il bacino. I piedi rilassati, le gambe sono aperte come larghezza delle spalle. Sulle braccia verso il soffitto le mandiamo dietro. Togliamo completamente la pancia, respiriamo con il naso e la bocca. Il naso e la bocca. Piede a ballerina, prendi l'aria. Piede a martello, butti fuori. Ballerina, prendi l'aria. Martello, butti fuori. Piega la gamba destra, piega la gamba sinistra. Le braccia verso il soffitto, abbassa le braccia giù. Attenzione, le mani, le gambe rimangono piegate. Spingi il rullo verso i talloni, appoggia subito la schiena. Stop.
percepisci quanto è fantastica questa posizione dopo aver fatto gli esercizi sopra il rullo. Come la schiena si è allungata e aderisce naturalmente senza spingerla sul pavimento. Godi questo momento. Respira. Scivola. Togliamo il rullo senza spostarsi. Lo togliamo di sotto, così lo spigliamo, giriamoci, mettiamo su un fianco destro, appoggiamo il fianco destro sopra il rullo e andiamo con il gomito per terra, due gambe chiuse insieme, ok? Dove abbiamo proprio l'osso. E proviamo ad andare giù, stendere il braccio sinistro. Cercheremo di avere due gambe insieme. Respiriamo, ci lasciamo andare. Qualsiasi cosa viene, non importa. Proveremo ad avere due gambe unite insieme. Apriremo il petto. Respiriamo. Pieghiamo la gamba sinistra, appoggiamola dietro. Il piede, bene, lasciati andare e ora appoggia avanti, non importa, lascia stare, ok, e ora piano piano decidete come salite, benissimo, e andiamo a cambiare il fianco dall'altra parte. La posizione non è facile, ma proviamo a fare qualcosina. Ok, cerchiamo prima di salire con questa parte qua del bacino, ok, saliamo, prima il gomito, piano piano decidete la posizione perché non è facile, due gambe stese insieme e poi piano piano proviamo a allungare il braccio e cerchiamo di mantenere le gambe chiuse insieme. Io avendo la scoliosi che anche ruota su se stessa, anche la forma della S e poi anche ruota, questa posizione per me è molto difficile. Ma io cosa uso? Qual è il mio metodo? Mi dico sempre che mi fa benissimo, uso la mia respirazione, uso il mio rilassamento e cerco di godermi la posizione più che posso. Allora, piega la gamba destra dietro, non mi focalizzo mai sul disagio, mai, è contrario. E poi il piede avanti, lascia. E poi decidiamo andare su come possiamo. Decidiamo da soli. Bene, andiamo? Allora, le gambe chiuse insieme, le ginocchia sopra. E le gambe sono chiuse insieme, le mani sul pavimento. Ora andiamo dietro, lo so, la posizione è impegnativa. Il collo del piede, ballerina, giù la testa, butta fuori l'aria. Torni su, alza il sedere, stacca i piedi, ok, curva la schiena. Respira, appoggia i piedi a martello sul pavimento, mettiti dietro, appoggia le mani sopra il rullo, stendi le gambe e espira l'aria, lasciati andare, lascia, le gambe sono chiuse insieme, lasciati, non importa, lascia. Piega le gambe, appoggia le ginocchia sopra il rullo, piedi a martello ora. E ora le mani avanti, vai giù, espira, piede a martello, ora martello, le gambe chiuse insieme. Sali, appoggia le mani sopra il rullo, stendi le gambe, espira l'aria, lasciati andare. Prendi l'aria dal naso, espira con la bocca, due gambe stese. La testa vuole toccare le gambe, le mani sopra il rullo. Piega le gambe,
appoggia le ginocchia sopra il rullo, le mani molto avanti, ritorniamo piedi a ballerina, le braccia stese. Curviamo la schiena un'altra volta e la inarchiamo, guardiamo il soffitto, dai, 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 dai. Andiamo ancora, curviamo, vai, chiudi, 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 stringi i glutei. E ora vai dietro, dietro, guarda il soffitto. Ok, allora andiamo giù, appoggiamo la pancia sul pavimento, le gambe aperte come larghezza delle spalle, le braccia avanti, le mani sopra il rullo, aperte come il rullo, giù la testa. Le gambe sono aperte come larghezza delle spalle, piede a ballerina, alza la testa, vai su, oh. Torna e lascia, vai su, 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 torna e espira. Sali di nuovo, lasciati andare, vai, 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 vai. Torna, espira l'aria. E ancora sali, vai ancora, ancora, ancora. Torna e espira. Allora, rullo va sotto lo sterlo. Ok, bene, ci siamo. Ecco più avanti così vedete meglio. Ok, gomiti per terra. Respira, respira, respira. Ora, andiamo. La mano sopra il rullo, la mano sopra il rullo, giù la testa. Oh. Lascia che casca tutto. E lascia, 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 lascia. Rilassa i glutei, rilassa le gambe, il collo. Giralo a destra, in alto, sinistra. E poi dormi. Sinistra. In alto, a destra e poi dormi. Solleva la testa, gomiti per terra. Stimola, rilassa i glutei. La mano sinistra prende il piede sinistro. Schiaccia il tallone sinistro verso la mela sinistra. Piede a ballerina, spingi il bacino sul pavimento e la respirazione deve rilassare questa posizione. Stai allungando. Recuperando, rigenerando, l'energia positiva entra e negativa esce. Ripulisci il corpo, ripulisci, ripulisci. Lascia, gomiti avanti, rilassati ancora di più. Oh, benissimo, la mano destra, piede destro, il tallone destro verso la mela destra, il bacino sul pavimento. E la mia respirazione, che è un rilassamento totale. E poi energia positiva entra e con la bocca esce fuori tutta la cosa negativa che non voglio, non voglio, via, 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 via. E abbasso, giù. Ok, andiamo su, ci mettiamo a sedere sopra i talloni, spostiamo il rullo avanti e espiriamo l'aria. Ci mettiamo a sedere curvando, stringi i glutei, muovi il rullo. E vai avanti, espira l'aria, dai, 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 le mani sopra. Sali curvando, stringi i glutei, vai, su. Ultima la testa. Vai avanti, espira l'aria. E ultima, sali curvando. Se non puoi fare alcuni esercizi, puoi rifare l'esercizio di prima. Espira l'aria o cambia le posizioni. Cambia le posizioni. Ok, allora cambiamo ragazzi, lasciamo il rullo perché andiamo a appoggiare la testa. Guardate, il collo. Ok. Bene, ci siamo? Bene, perfetto. Le gambe sono aperte come le spalle, piegate giù le braccia. Lascia, 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 lascia. Ora, usa il rullo, usa il rullo. Fai la pressione sopra il rullo. Allora, la testa va a sinistra. Spingi, 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 spingi.
ora va a destra. Spingi, 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 dai, massaggia, 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 massaggia. A sinistra, spingi, spingi, ancora, 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 ancora. Dai, 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 massaggio, massaggio. A sinistra, spingi, 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 ancora, 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 ancora. Vai a destra, a destra, a destra, a destra. Torna in centro. Solleva la testa, il mento e fallo entrare. Spingi. Solleva, senti quello che puoi fare, mi raccomando, eh? Non esageriamo mai. E chiudi. Solleva il mento, dai. E poi abbassalo, rilassati. Solleva il mento, vai. Abbassa, rilassati. Ora, il cerchietti con il naso sul soffitto. Vai. Uno, vai. Due, il naso come un pennarello. Tre, sono piccoli. Quattro, cambia il giro. Uno, due, tre, quattro. Proviamo a prendere il rullo, gomiti aperti, non è posizione facile. Dai, gomiti aperti. E poi abbassiamo le braccia giù. Di nuovo prendiamo il rullo, appoggiamo tutto giù. E abbassiamo, espira. Di nuovo, prendi il rullo, gomiti aperti, il petto, vai, 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 vai. Abbassa, espira. Ultima, ragazzi, vai. E abbassa, espira. Chiudi due gambe insieme. Solleva la gamba sinistra su, stesa, piede a martello, nervo sciatico. Abbassa il mento, il bacino è sul pavimento, le spalle stanno scendendo. Nervo sciatico, respira, 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 respira. Apri il braccio, apri la gamba sinistra. Braccio destro aperto, la gamba sinistra aperta. Senti bene il rullo, senti bene il rullo. Torna la gamba, la tiri più su, ovviamente. E poi la appoggi giù le braccia. Lasciati andare. La gamba destra solleva, piede a martello, nervo sciatico. Abbassa completamente il bacino, il mento dentro, la pancia dentro. Apri il braccio sinistro, senti il rullo, apri la gamba destra, il bacino è pari. Respira il naso e la bocca, togli la pancia. Benissimo, respira. Torna la gamba, ovviamente va ancora più su. E piega la gamba, appoggia. Ci andiamo su. Ok. Andiamo, prendiamo il rullo. Lo mettiamo sotto i piedi, posizione della rana. Ok. Prendiamo i piedi uniti insieme, le ginocchia aperte. E andiamo semplice. Uno. E tiriamo forte. Avanti. Due. Buttiamo fuori l'aria. Se non riuscite sopra il rullo, fate senza. Tre. E vai, 4, vai, apri le ginocchia, apri il petto, sulla schiena, su, 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 orecchio sinistro verso la spalla sinistra, orecchio destro verso la spalla destra, torni su, profilo sinistro, espira l'aria, profilo destro, espira l'aria. Torna avanti e proviamo ad andare avanti. Gomiti avanti, andiamo giù, 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 giù. Butta fuori l'aria, fuori, 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 ancora, 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 ancora. Saliamo, dritta la schiena. Prendi il piede con la mano destra, girati a sinistra, espira l'aria. Stai crescendo su, 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 su. Mentre stai girando, aprendo le ginocchia, giri e vai su verso il soffitto. Torna avanti, più sulla schiena, su, 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 su. Vai ora a destra, girati, butta fuori l'aria. Respira, allarga bene le ginocchia.
mentre giri va su, 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 su. Torna più su e ancora una volta andiamo avanti, giù, 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 giù. Chiudi, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. Inspira il naso, espira la bocca. Torniamo su. Ok, stendiamo le gambe con i piedi fuori, la posizione un po' più impegnativa, sulle braccia, il gomito sinistro, la mano sinistra sopra le vertebre. Vai su, vai su, vai su, respira, 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 respira. Vai su, ancora, 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 ancora. Sulle braccia, mandale dietro, spingi la testa dietro, lasciati andare. Respira. Torna la testa sulle braccia, vai avanti e chiuditi, espira. Il naso e la bocca. Le gambe chiuse, insieme, piede a ballerina. Fai quello che puoi. Sali, fai i tuoi movimenti, fai i tuoi movimenti, quello che puoi. Non abbiamo limiti, andiamo su. Fate quello che potete. Le gambe piegate, come preferite, con rullo, senza rullo, come preferite. Allenatevi, vedrete che un giorno piano piano, tutti i giorni, 7 giorni su 7, avrete risultati per forza. Sulle braccia, apri dietro e lasciati andare. Lascia, 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 lascia. Oh. Dai, 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 dai. Torna la testa sulle braccia. Cresci, 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 cresci e vai avanti, espira. Andiamo giù, prendo l'aria dal naso, butto fuori con la bocca. Saliamo. Ok, apriamo le gambe come rullo, piede a martello, ci prendiamo i piedi fuori e andiamo giù, espiriamo l'aria. Tira i piedi, tira, 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 tira. Prendi il rullo avanti e sali e stendi la schiena. Cercate di essere più bassi possibile, con la schiena dritta. Forse la fronte appoggia, la schiena è dritta. Saliamo con la schiena dritta. Ok, chiudiamo due gambe, togliamo, piedi stesi, anche questa, se riuscite va bene, se no fate con le mani dietro, dietro la testa. Ok? Prendiamo il rullo, lo mettiamo dove abbiamo il collo e andiamo su. Andiamo avanti con la schiena dritta, piede a ballerina, torniamo su, piede a martello. Andiamo avanti con la schiena dritta e torniamo su, piede a ballerina. Andiamo avanti con la schiena dritta e torniamo su. Piede a martello, andiamo avanti con la schiena dritta e torniamo su. Solleviamo e chi vuole aggancia i piedi con il rullo e andiamo giù. Piede a martello e andiamo giù, 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 giù. Buttiamo fuori l'aria, andiamo giù, 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 giù. Chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo. Il rullo si avvicina verso il petto. Piedi a ballerina e rilassiamo il corpo, appoggiamo i comodissimi, apriamo leggermente le gambe e rilassiamo le gambe. Ok, abbassiamo solo la testa, respiriamo, prendiamo l'aria dal naso, espiriamo con la bocca, prendiamo l'aria dal naso. Espiriamo con la bocca, abbiamo le gambe rilassate ma la schiena è sostenuta, le spalle basse. Prendiamo l'aria dal naso, espiriamo con la bocca, prendiamo l'aria dal naso, espiriamo con la bocca. Solleviamo la testa. Bravissimi! E abbiamo finito. Abbiamo fatto una parte della lezione.
con il rullo per il risveglio muscolare. Mi raccomando, potete praticarla tutte le mattine, pomeriggio, primo pomeriggio, la sera, tutti i giorni ragazzi, tutti i giorni, 7 giorni su 7. La salute non va in vacanza, il corpo non va in vacanza, ha bisogno di noi, della nostra mente ripulita e ha bisogno proprio unirsi insieme. Allora mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale YouTube perché ci sono tante le novità, tante cose nuove. Mi raccomando, mettete i commenti che sono per me molto importanti, anche i vostri suggerimenti. Condividete tutto o su Facebook o su Instagram, ovunque siete, condividete, così possiamo aiutare più persone su questa terra che hanno bisogno proprio di una ginnastica correttiva, una ginnastica rigenerante, ok? Grazie tante e alla prossima volta.